spaventa un po' parlare dopo Alessandro, che ha un'affabilità intellettuale sempre sorprendente, veramente rara. Ma poi perché ha detto che aspettava il mio intervento e ho paura di essermi dato la zappa sul piede quando Daniele Benati mi chiese se interveniva appunto alla conclusione e disse: guarda che io non sono bravo, Raimondi sì che era uno che sapeva tirare le conclusioni, quindi verrò con qualche cosa di scritto. In realtà ho solo tirato giù qualche appunto, ma non c'è neanche granché per un vero e proprio bilancio, e mi scuso preventivamente se fino a un certo punto riuscirò a innestare in questa neanche scaletta serie di spuntature richiami agli interventi che abbiamo ascoltato in questi due giorni. Allora, interpreterei sicuramente nel modo peggiore la mia parte di chi propone in qualche modo tira le fila delle due giornate, se mi mettessi davanti a una sorta di pallottoliere facendo scorrere da una parte le palline azzurre, che so, con le attribuzioni giuste e ancora indiscutibili di Longhi, e dall'altra parte le palline, come dire, corrispondenti ai momenti difettosi. Ancora oggi abbiamo sentito come non ci sia tutto oro in Longhi, ci siano anche delle zone dove in qualche modo i pregiudizi, certi atteggiamenti, nessuno salta sulla propria ombra storica e neppure un gigante come Longhi poteva farlo, e ne si può conoscere tutto. D'altra parte è venuto fuori anche in modo abbastanza chiaro, e ancora oggi pomeriggio, come Longhi sia il maggiore artefice di un'operazione storiografica compiuta non soltanto da Longhi nella prima metà del secolo scorso, che è stata quella di una totale riconfigurazione, i letterati direbbero, del canone. Per noi è una qualche cosa di più fitto e complesso, ma comunque della mappa dei valori della cultura figurativa italiana. Attraverso Longhi è saltata un'idea, ho detto italiano e mi mordo subito la lingua, è saltata un'idea di tradizione risorgimentale, che peraltro non aveva mai avuto in campo figurativo il ruolo che era stato proprio della tradizione letteraria. Longhi ci ha restituito allo specchio della storia figurativa un'Italia complessa, fatta di regioni, di province e al tempo stesso inserita in un contesto europeo. Credo che questo, per riprendere un intempestivo intervento di ieri, sia il più significativo lascito politico nel senso alto del termine che ci viene da Longhi. A maggior ragione nel momento in cui questo legame fra cultura figurativa, vita sociale, come dire, sta saltando, viene devastato per irresponsabilità politica e politica amministrativa. È l'Italia di Longhi che viene anche sacrificata in questo momento, ed è un'Italia storico-artistica, soprattutto diciamo pittorica, con cui è inevitabile confrontarci. Evidentemente poi il mondo va avanti e per fortuna sono state riservate alle generazioni successive anche aree molto vaste da esplorare, terreni ancora da bonificare. Ma volevo appunto dire perché non può essere l'immagine, buona o meno che sia, del pallottoliere stava a indicare che non possiamo leggere Longhi azzerando completamente quella che è la cultura, il tempo e lo sviluppo temporale in cui si è svolta l'opera di Longhi. Prescindere da questi riferimenti credo significherebbe distruggere molti aspetti del
del lavoro di Longhi e appianare quelle che sono apparenti contraddizioni, svolgimenti nel tempo. Credo che sia imprescindibile nello studio di Longhi fare riferimento all'asse diacronico, allo sviluppo biografico stesso di Longhi. Da una parte abbiamo l'antologia, tutto Longhi intascabile di Contini, che ci restituisce in sintesi quella che è l'Italia pittorica, appunto, che Longhi in 60 anni di lavoro ha restituito. Dall'altro, quel tipo di antologizzazione, di ricomposizione, distrugge invece le immagini, quindi quello che ci preme in queste giornate, che non sono giornate su Longhi, ma su Longhi e l'attribuzione, quello che è il senso vero dell'attribuzione di Longhi, che va continuamente commisurata al fatto che l'attribuzione è per Longhi uno strumento conoscitivo, uno strumento di giudizio di valore, uno strumento di ricomposizione di un tessuto lacerato. Questo deve essere chiaro, l'attribuzione, ed è già emerso più che ampiamente, credo, l'attribuzione per Longhi è sempre uno strumento di ricomposizione storiografica, di ricomposizione anche di un sistema di valori, non è semplicemente una casella vuota che si riempie. Questo, ci ritornerò un po' su quest'idea, perché evidentemente la storia dell'arte che ci sta davanti nei nostri giorni corre il rischio di essere spaccata fra una storia della cultura che si distacca, che va anche lontana dai documenti propri, oppure una storia strettamente positiva a cui Longhi fin dal primo momento, con un carattere proprio per un aspetto sostanziale della sua generazione, si era opposto. Quindi da una parte dobbiamo considerare le attribuzioni di Longhi cercando di restituirle sempre all'asse biografico in cui si trovano inserite. Dall'altro dobbiamo riferire i giudizi di Longhi al contesto sovraindividuale, al contesto di opinioni, alla vulgata, se volete, che correva in quel determinato momento. Certe oscillazioni di Longhi certe affermazioni perentorie vanno pensate per la forza di urto che vogliono avere con determinate idee banalizzate, disseccate, e certi ripensamenti di Longhi, che certe volte sono anche radicali nel giudizio di valore, vanno riferiti a un mutato quadro d'assieme. In sostanza, tornando al primo punto, a quello che riguarda l'asse biografico di Longhi, non dobbiamo perdere di vista, cioè non dobbiamo fare eccessivamente di Longhi nostro contemporaneo, per quanto sia ancora vivo e politicamente, ripeto, non soltanto disciplinarmente vivo, l'ascito di Longhi, la restituzione di un'immagine, di una rappresentazione patrimoniale alta e articolata della storia italiana, Longhi è un signore nato 125 anni fa. Gran parte dei presenti, escludo le prime file o quasi, sono nati dopo che la morte di Longhi, che cade 45 anni fa. Leggere, soprattutto per i più giovani, dobbiamo affrontare Longhi appunto come un personaggio che può essere culturalmente vivo, ma che sta in una stagione diversa dalla nostra. Fin dei conti, nella stagione postbellica o a cavallo della guerra, di ritorno a De Santis, tempi, la distanza dagli anni di nascita, dall'anno di nascita di De Santis non era troppo diverso. Noi ci rivolgiamo a Longhi, non dico perdonandoli, dovendoli perdonare tutto, ma come per De Santis non stiamo a questionare sull'uomo di Guicciardini o altre definizioni su cui potremmo fare tante revisioni di tipo filologico, così Longhi lo dobbiamo accettare, non dico in ogni affermazione in modo clericale, ma dobbiamo leggere Longhi come un uomo della sua generazione.
E ripeto, nessuno fa poi un salto sulla propria ombra, neanche quando l'ombra è gigantesca. È un preciso spiraglio da parte di un uomo che sicuramente aveva un'altissima considerazione di sé, come era un tema caro Arcangeli, caro e polemico di Arcangeli, come tutta quella generazione che era quella di Picasso, di Stravinsky, eccetera. Longhi aveva un'alta considerazione di sé, senza dubbio, ma quando apre questi spiragli autobiografici sono spiragli non di metodo, come dire, in astratto, ma un invito alla riflessione su quella che è anche la strumentalità e la vettorialità, lo sviluppo nel tempo delle esperienze di conoscenza. Quindi dire che Longhi va letto in relazione alla storia di Longhi è qualcosa che, se leggiamo Longhi, ce lo dice lui per primo. Quindi è ovvio che occorre storicizzare Longhi, leggere Longhi nella sua cultura, letteraria, cultura filosofica, croce, eccetera, ma bisogna anche tenere presente il quadro di conoscenze più immediatamente materiale e concreto in cui si svolge la maturizione conoscitiva, come dire, di Longhi. È un po' il problema, ritorno notte ho preso a bersagli, Andrea, ti garantisco, ma sicuramente il problema del giudizio sul 200 è il più delicato in assoluto, hai fatto bene a richiamarlo, ma è un problema che noi dobbiamo affrontare, credo, ma l'avvertimento riguarda, come dire, tutto quanto Longhi, dobbiamo affrontare, e tutti quanti gli storici dell'arte del passato che leggiamo, facendo riferimento agli strumenti di conoscenza che avevano a disposizione. Questo problema in ordine al giudizio del 200 lo richiamava bene nelle note, un po' nascosto se ricordo bene, Gianni Romano, nel suo contributo nel fascicolo In memoria di Volpe e di Paragone. Cioè, noi dobbiamo pensare alla cultura bizantina non come lettori di Weizmann, eccetera, eccetera, ma nelle condizioni in cui lo conosceva Longhi. Longhi non aveva a disposizione le campagne fotografiche fatte nel dopoguerra, non aveva a disposizione i materiali del Sinai, quindi dobbiamo come sempre commisurare. Del resto abbiamo una grande lezione di uno degli allievi di Longhi, Previtali, una lezione del paratesto del libro d'esordio di Previtali, quelle illustrazioni del gusto dei primitivi, della fortuna dei primitivi, è terribile lapsus, è solo per stanchezza, comunque credo che Giovanni si rovesci però in quelle illustrazioni si visualizza nel modo più semplice quello che è una vera lezione di metodo su come dobbiamo continuamente storicizzare, non nella sfera alta del pensiero e del metodo, ma nella concretezza del banco di lavoro dello storico dell'arte, quelle che sono le condizioni dello storico dell'arte. Previtali ci fa vedere nel modo più chiaro possibile che cos'è Giotto per Della Valle, che cos'è Giotto per Lanzi, con una serie di immagini tipo album di figurine opportunamente oscurate, ma che immediatamente dichiarano qual è la mappa di riferimento del giudizio storico su un artista in un determinato momento. Questo credo che sia una grande lezione con cui dobbiamo ripercorrere anche la carriera di Longhi, che sicuramente ha avuto anche strumenti straordinari, ha viaggiato, ma in certe cose è emerso in più occasioni oggi, anche intorno ad alcuni casi. È chiaro che noi, il caso proprio che richiamava Daniele di Frassemplice da Verona, e letteralmente lì siamo, per riprendere l'immagine medievale che è già stata citata da Alessandro Angelini stamani, siamo nani sulle spalle dei giganti nel momento in cui possiamo disporre di materiali di cui Longhi e tanti altri non avevano
non avevano a disposizione. Un altro tema che è emerso negli interventi di ieri e di oggi è quello dell'attribuzione come operazione che ha a che fare con la nozione di serie, come nozione fondamentale di ogni prodotto dell'uomo. Le cose prodotte dagli uomini si somigliano, formano catene, formano serie, e l'attribuzione non è una divinazione, è già stato detto nel modo più, è dimostrato soprattutto in vario modo, anche rimettendo sul tavolo di lavoro Longhi in più occasioni. L'attribuzione è in qualche modo lo spostamento di un anello della catena da una catena impropria a quella in cui combacia perfettamente. In realtà è troppo semplice raccontarla così, perché l'attribuzione che pratica Longhi è non tanto la colmatura, l'ho già detto, di una casella vuota, è piuttosto l'operazione necessaria che a riconfigurare le catene, a ridare ordine alla serie. Non si tratta semplicemente di pubblicare un inedito. Talvolta per Longhi, un saggio che non è stato ricordato e che non è sempre ricordato, Longhi sulle pagine di Paragone scrive una volta un articolo breve dove parla della nozione di apice, dell'opportunità di far conoscere gli artisti non nella complessità, implicitamente non nella complessità del loro catalogo, ma nei momenti di scatto di particolare congiuntura. Questo credo che sia di particolare congiuntura storica e qualitativa, credo che questo sia un aspetto decisamente caratterizzante appunto di un'idea di attribuzione che non è semplice produzione di un documento, ma è elaborazione di sempre, inevitabilmente, di un contesto, di una riorganizzazione, una ritessitura in qualche modo appunto del canone dei valori assestati. Ora, questo è il punto che mi interesserebbe semmai maggiormente richiamare, perché mi sembra che nel taglio inevitabilmente che è stato dato di singoli contributi possa correre il rischio di sfuggire, ossia che Longhi non nasce per niente come attributore, lo diventa, è stato richiamato indirettamente parlando dell'articolo di esordio su Caravaggio. Le attribuzioni di esordio su Caravaggio vengono ovviamente nell'apparato illustrativo degli scritti giovanili come censurate e non si può ripubblicare col nome di Caravaggio, neanche fra parentesi quadra Spadarino. Ma non è quell'incidente lì. Abbiamo da qualche anno a disposizione un documento straordinario che riguarda appunto gli esordi di Longhi. Lo procurò agli studi appunto Giacomo Agosti, che ieri sera abbiamo avuto il piacere molti di noi di rincontrare dopo tanti anni, in veste più di, come dire, di regista, di attore che non di storico dell'arte. Ma Giacomo diversi anni fa pubblicò con prefazione di Cesare Garboli da Delfi un libretto sui rapporti fra Behrens e Longhi, che contiene un documento straordinario. Straordinario per quanto può essere, per quanto può destare profonda antipatia Longhi a leggerlo in quelle vesti. Longhi ha neanche 22 anni, scrive a Behrens una lettera dove sostanzialmente dice: noi due siamo i personaggi più significativi che ci sono. Sì, c'è stato Vasari. Poi ricomincia a spiegare che cosa non funziona non solo in Croce ma anche in Berenson stesso. E poi alla fine gli propone di farsi traduttore dei quattro libretti famosi. In quella lettera, che ripeto è scritta il 4 settembre, Longhi non aveva ancora compiuto, si era laureato da 10 mesi e non aveva ancora compiuto 22 anni,
esordisce dicendo, poco dopo l'esordio, dice: sono un giovine studioso d'arte e di estetica. Notate la gemmazione estetica, che spera di non doversi, soprattutto questo passaggio, che spera di non doversi fermare all'inevitabile periodo di tirocinio come conoscitore, che ora sto compiendo. Stava facendo la specializzazione a Roma con Adolfo Venturi. Che ora sto compiendo considerando il tirocinio conoscitivo al critico d'arte come la chimica della tecnica al pittore. Effettivamente quello che si proponeva di diventare in questa lettera, evidentemente noi non ci saremmo visti oggi e ieri qui. Tutta la storia di Longhi appartiene a una vicenda diversa. Longhi diventa conoscitore, non nasce conoscitore. Questo è un punto abbastanza essenziale per capire com'è che l'attribuzionismo per Longhi non è riempimento di caselle vuote, ma è sempre operazione strutturale in un tessuto storico, in una rappresentazione culturale complessa. Nello stesso libretto adelfiano, un paio d'anni dopo, Longhi, un po' con la coda fra le gambe a questo punto, deve spiegare perché l'opera di traduzione è un po' ferma e Berenson, come è noto, comincia a risentirsi, a insospettirsi e aggiunge un passaggio che io però non leggerei per niente, semplicemente come una scusa in qualche modo, un prender tempo da parte di Longhi. Dice che ha tardato, il lavoro di traduzione è un po' fermo dal momento che in pochi mesi, nel giro di poco tempo, il corso delle sue e delle mie idee sull'arte figurativa si è fatto così rapido e anche così tumultuoso. Questo Longhi, così sicuro di sé, che non diventa per niente mite, come dire, schivo e non perde le penne del superuomo, però nel giro di poco tempo capisce che l'approccio alla storia dell'arte non può essere quello dell'estetica, della teoria, della generalizzazione, ma comincia a essere qualche cosa di più complicato e a questo punto che comincia a diventare conoscitore. E mentre nella proposta primissima a Berenson si diceva che avrebbe tradotto i saggi, ma l'elenco delle opere, quelle erano cose inutili, si potevano lasciar perdere, il Longhi che comincia a riordinare la conoscenza dei caravaggeschi pubblica delle liste di opere. Eppure, e questo è un punto di distinzione da Berenson, che non va, lo scontro Berenson-Longhi non può essere ridotto solo a una questione di mercato, poi di contrasto personale. C'è anche un'idea precisa, diversa dell'attribuzione, in qualche modo, l'idea di elenco delle opere che al pragmatico Berenson torna così bene, così funzionale, al neoidealista Longhi appare come qualche cosa di sospetto, di complicato. Saranno gli elenchi del telefono, sarà sempre quel tipo di lista, qualcosa di eccessivamente strumentale. Io credo che a questo punto si avvia, e poi si avvia negli anni successivi, soprattutto negli anni, Longhi mette piede al Louvre solo a 30 anni, viaggia per l'Europa passata la guerra e contemporaneamente a quella divorante, come chiamarla, adesione al patrimonio storico c'è, l'abbiamo ascoltato da una delle relazioni di oggi, proprio un approccio alla letteratura artistica che per tanti versi non è intesa semplicemente come scoperta delle fonti, perché fonti sarebbe Longhi, non so fino a che punto il Longhi giovane antipositivista si sarebbe riconosciuto in un'immagine del genere. Certamente Longhi divora la letteratura artistica fra Vasari e Lanzi. Non dimentichiamo che il primissimo scritto di Longhi, comparso anonimo a 20 anni sulla Voce, è su Vasari. Ed è un Vasari ben diverso da quello dei Supinini e dei Venturini.
niente meno si permetteva a 20 anni di parlare di Venturini, riferendosi a quello che sarebbe poi diventato il suo secondo maestro. No, dicevo che Longhi si rivolge alla letteratura artistica, ho questa impressione, soprattutto per, come dire, un momento essenziale del mestiere del conoscitore, per acquisire il vocabolario storico del conoscitore. Sono fermamente convinto che il problema fondamentale di Longhi non è la letteratura, ma la lingua. Forse il saggio in assoluto che serve a introdurre meglio a Longhi l'ha scritto un grande storico della lingua, Mengaldo. Non è casuale. Nella cultura d'annunziana, come diceva qualcuno un po' pericolosamente, anche in modo fortemente polemico, era Fortini che liquidava in modo indegno, mi permetto di dire, Longhi, però della cultura delle radici d'annunziane di Longhi c'è un dato certo, l'interesse per il più formidabile divoratore di vocabolari che fu D'Annunzio. Anche Longhi è un divoratore. Divoratore Boschetto raccontava di aver dovuto regalare uno Zingarelli nuovo a Longhi perché ogni pagina era sbrindellata. Questo è un approccio che passa anche attraverso la letteratura artistica di uno che non ha, io credo, in prima battuta il problema della letteratura, ma della lingua. È la lingua, il modo di comunicare nel triangolo fra l'opera, il critico e il lettore del critico, è il vocabolo che rispecchia le parole conte e acconce, come scriverà Longhi nel 22. Stavo appunto dicendo, però dovrei chiedere a Andrea di mettere la sveglia in qualche modo e fermarmi al momento giusto, perché poi non succede nulla, ecco, se anche mi fermo. Sto cercando di dire in qualche modo che Longhi è un neoidealista di formazione che si converte leggendo i testi, in parallelo guardando nel cruciale viaggio del 20-22, quando è la partizione fondamentale, per cui chi era uno nato neoidealista si trasforma, nato formalista si trasforma in storicista. In questa operazione appunto avviene una trasformazione profonda di Longhi che fa di Longhi qualche cosa di diverso, profondamente diverso dal puro empirico. Non diventerà mai positivista. Io sono fermamente convinto che Longhi ancora ci possa insegnare che fra i rischi del positivismo e quelli dell'idealismo è quasi meglio correre quelli dell'idealismo piuttosto che dello sbriciolamento positivistico. Positivo, diciamo, non insultiamo poi. Ma appunto, facendo riferimento, da quando mi è capitato di incontrarla leggendo una commemorazione di Eugenio Garin, molto affezionato a questa citazione che Garin faceva di un suo collega e per certi versi anche figura alternativa sulla scena fiorentina, che è un personaggio notevole, Giulio Preti. Dice Garin, citando Preti, che era fedele all'assunto che un idealismo coerente a sé medesimo trapassa necessariamente in positivismo. E l'esempio coerente sono Hegel e la scuola di Marburg, e poi anche il positivismo coerente dall'altra parte trapassa in idealismo, esempio tipico Husserl. Lasciamo perdere tutto il resto, ma questa idea, mi sono affezionato molto a questa immagine di un idealismo coerente che trapassa in positivismo. In Longhi evidentemente questo non avviene per astrazione di metodo, ma per un percorso concreto in mezzo alle cose. Il rapporto con le opere è quello che cambia radicalmente l'approccio. Per questo, se c'è tempo, io proporrei di leggere questa pagina di Arcangeli che fu pubblicata nel primo fascicolo di Paragone uscito appena il fascicolo che segue immediatamente la scomparsa di Longhi. Per chi ha presente la scrittura certe volte febbrile, come dire, di Arcangeli, qui colpirà invece il tono non di
scimmiottatura della scrittura longhiana. Arcangeli aveva una sua formazione letteraria che precedeva l'incontro con Longhi, semmai una riposata spirale di educazione rondista che serve però a mettere a fuoco un Longhi che credo sia ancora quello che oggi ci serve. E si trovava davanti il ritaglio di uno scritto che Cesare Brandi aveva dedicato a Longhi alla scomparsa di Longhi sul Corriere della Sera. E Arcangeli prende le distanze da Brandi, ma non credo, anche qui non vorrei ridurre la cosa alla banalità del contrasto personale, che sicuramente fu viscerale e significativo in questo senso. Diceva Arcangeli, se si accettasse con Cesare Brandi, che di Longhi ha dato di recente un ricordo bellissimo, che, e qui comincia la citazione in forma di ipotesi, la citazione da Brandi, se si accettasse che la fase della storia dell'arte che l'impersonò è certamente in declino, un po' per il grande lavoro già fatto, per cui la raccolta di materiali, soprattutto per la pittura, è in gran parte compiuta, un po' perché le tendenze attuali che si volgono più dal lato della semiosi e della struttura formale fanno tesoro e si sovrappongono all'immane thesaurus di cui Longhi fu uno dei maggiori contribuenti. Chiusa la citazione di Brandi, continua Arcangeli, si finirebbe con l'ammettere che la sua qualità di attributore, non di attribuzionista, questa distinzione somiglia a quella che Longhi usava fare, almeno privatamente, fra il riconoscitore e il conoscitore. Ne sono emerse tante spiegazioni nel corso di questi giorni, la differenza che c'è fra riconoscere e conoscere. Qui invece si distingue fra attributore e non attribuzionista, che quella sua qualità fu un'aggiunta in quantità piuttosto che in qualità. Noi suoi vecchi allievi non lo crediamo. Questo è il punto cruciale, credo, della definizione dell'attribuzione per Longhi. È una riconfigurazione di qualità storica, di giudizio figurativo, le due cose sono... Anzi, l'ordine vorrebbe prima il giudizio di valore rispetto alla ricostruzione, ma le due cose sono inscindibili per un uomo nato nel 1890. Però vorrei continuare a leggere questa pagina, poi semmai taglio tutto il resto. Sappiamo intanto che accanto alla sua facoltà intuitiva così stimolante a intendere la qualità, non la quantità delle cose, il Longhi fu altrettanto desta la capacità illuministico-positiva. Questo ci terrei a sottolineare rispetto ai rischi di un Longhi intuizionista, di un Longhi mago, invece la sottolineatura che credo si debba condividere di una capacità illuministico-positiva, del riconoscere la situazione delle opere entro un contesto umano che non può tuttora non chiamarsi storico. Volto per inevitabile coltivazione idealistica a convogliare l'indagine delle opere e monografie, Longhi fu pienamente personale nel non rinunciare ad un contesto. La sua non fu storia dell'arte come storia dello spirito, né storia sociale dell'arte, ma storia fu come indagine sempre attenta alla successione delle cose nel tempo, all'umana ricchezza e polivalenza di diramazioni contestuali che un autore che non sia intellettualista sa sempre vedere o intravedere nell'opera. Longhi vide e intravide, e quando intravide non fu per scarico di compiti, per l'evasione di responsabilità, anzi per l'illuminata volontà di praticare una storia che non poteva non essere specifica, che era prima di tutto quella cosa e non altra. Non c'era separatezza nella sua indagine, ma non ci fu nemmeno annegamento dell'indagine in operazioni aliene. In storia della cultura, in qualche modo, che pure Longhi conosceva bene. Questo meno che mai. Se parve in questo evitare le nevi eterne del pensiero, un'immagine che Longhi attingeva da Thibaudet, e se parve in questo evitare le nevi eterne del pensiero, non rinunciò mai al pensiero in atto, a quel pensiero inseparabile dall'indagine di cui la nazione lombarda da cui proveniva aveva dato in un tempo ancora moderno, dal Mazzoni a Cattaneo, esempi da lui non dimenticati.
facilmente dimenticati invece dalla cultura italiana, oscillante in perpetuo fra l'assenza di pensiero e il pensiero intellettualistico. Mi fermo qui, ma semplicemente credo che venga confermato, ci fa sempre molta impressione leggere il termine lombardo di cui siamo stati espropriati in anni più recenti, ma che aveva un significato lontano nella letteratura artistica e in Longhi e in Arcangeli aveva un valore nuovo. Quello che mi interessava sottolineare è appunto come in queste righe della commemorazione si caratterizzasse in senso l'operazione di Longhi e appunto non in senso bassamente positivistico. Guardiamo se cosa si può ricordare molto in fretta, finché c'è tempo, poi mi dici. Questa abbastanza curiosamente, diciamo, il tema di Longhi e l'attribuzione nell'ormai sterminata letteratura longhiana non è particolarmente praticato. Anche questa commemorazione di Longhi fatta ad Arcangeli è stata utilizzata in alcune occasioni molto bene da Bruno Toscano, anche parlando, e l'ha rievocata anche la nozione di attribuzione geostilistica, che in qualche modo esce anche quella dalla costola di Longhi. Contini era colpito dalle definizioni Padova 1450, Firenze 1510, ossia non un nome, non un riferimento soltanto alla serie delle opere di un artista, ma all'intreccio complesso appunto a un contesto, e un contesto che è anche un ambiente molto concreto. Dicevo che il tema di Longhi e l'attribuzione non è stato particolarmente, per quel che ricordo, praticato, almeno perché c'è un articolo che purtroppo anche quello non è particolarmente letto di Alessandro Conti, quindi si esce ancora dalla costola di Longhi e di Arcangeli, un articolo sugli annali della Normale che a un controllo che mi è capitato di fare è sfuggito anche a Cubicat, quindi stiamo attenti anche a certi strumenti automatici come possano selezionare la bibliografia. È abbastanza clamoroso per un verso che il tema di Longhi e l'attribuzione non abbia emergenze bibliografiche evidenti, ma al tempo stesso è anche una cosa ovvia, nel senso che l'attribuzione, parlare di attribuzione è come parlare di scrittura per Longhi, non si può separare da tutto il resto, è un sistema intrecciato. E volevo appunto cercare di chiudere, se possibile, richiamando alcuni punti di come Longhi diventa attributore, alcune citazioni. Alessandro Conti, da allievo indiretto portato via Benedetto Fortini da Giovanni Previtali, quando Longhi era già in pensione dei anni, aveva di Longhi una percezione, come dire, dagli anni ultimi. In realtà guardava soprattutto a Longhi degli anni di Paragone, poi per un interesse particolare a Longhi della cornice per Bonifacio Bembo, di Qualità e Industria in Taddeo Gaddi, eccetera, eccetera. Ma il problema dell'attribuzione, a volerlo ricostruire sistematicamente, dell'attribuzione per Longhi, e io per carità non lo faccio, non lo potrei fare neanche per motivi di tempo, è qualche cosa che rimonta a tempi più lontani. È abbastanza interessante che Longhi lo lasciasse emergere nel momento in cui ricomponeva in forma di libretto una serie di articoli, le precisioni nella Galleria Estense, che aveva pubblicato nel 27 Borghese, scusa. E qui vediamo, parla dell'attributore,
dicendo ci restringeremo allora alle soddisfazioni residue di aver inflitto agli ardentissimi calciatori di attribuzioni. La metafora sportiva non è frequente in il Longhi, sappiamo che giocò a tennis anche con Alberto Graziani, ma insomma non leggeva la Gazzetta dello Sport di norma tutti i giorni come invece faceva Arcangeli. Ma le soddisfazioni residue di aver inflitto agli ardentissimi calciatori di attribuzioni che sparano senza ordine alla luna qualche solennissimo calcio di rigore, al pubblico più scettico qualche palla in faccia e che più che ci premeva neofiti desiderosi alcuni spunti per una metodica riformata. Ma tanto più là non va. La metodica alla Berenson dell'attribuzione non interessa in prima battuta Longhi, che insegna attraverso l'operatività concreta fondamentalmente. Però interessa in questo brano che il discorso dell'attribuzione, della riconfigurazione dei valori si allarghi nella seconda direzione che avevo richiamato come essenziale, da leggere anche questa diacronicamente, cioè il sistema di valutazioni che corrono in un determinato momento e all'interno delle quali l'attribuzione, il giudizio di valore di Longhi si inserisce come un cuneo che punta a sommuovere profondamente la struttura delle conoscenze di quel determinato momento. È qui che nascono certi cambiamenti anche di giudizio del tutto stupefacenti se si leggono solo all'interno del percorso di Longhi. Il Longhi che attacca in quel modo terribile il saggio del 37 su Carrà, liquidando un artista di statura europea com'è Giovanni Fattori, il Buonanotte Fattori, è abbastanza sorprendente se pensiamo che il Longhi stesso aveva promesso a Broglio di scrivere per Valori Plastici dei libri anche su Fontanesi e anche su un altro pittore di radice macchiaiola, anche se con uno sviluppo diverso, sia Giovanni Costa. Se non è il discorso ora da improvvisare in questo momento, ma se si prescinde da quello che è cambiato nel collezionismo, nella critica, la presenza di Uietti nell'Ottocento, in tutto quest'arco di tempo, anche breve, non si capisce come Longhi abbia potuto cambiare così nettamente opinione. Ossia, Longhi sfuma e caratterizza le sue posizioni critiche all'interno di un contesto particolare. C'è un altro aspetto, e anche questo lo richiamo in modo molto molto serrato. Longhi afferma attraverso l'attribuzione tipicamente, anzi l'attribuzione è qualcosa che riguarda sempre o se non sempre molto spesso due artisti contemporaneamente, quella a cui si toglie e quella a cui si dà. I giudizi di Longhi non sono mai assoluti, come dire, all'interno di una monade di tipo crociano. Longhi afferma giudizio di valori trovando il modo di abbassare il giudizio da qualche altra parte. Modifica un quadro assestato. È un modello che io credo debba essere riferito alla tradizione critica di fondazione proprio della figura del critico nella Francia dell'Ottocento. Da una parte c'è il Longhi che guarda la scuola di Vienna, i provvisibilisti, ma lo ricordava bene Previtali, ma lo ricordava anche Contini, c'è il Longhi che conosce i critici d'arte, c'è un Longhi Salonier in qualche modo, dove è tipico in qualche modo dai tempi in cui parlare di Engels, parlare di Delacroix significava parlare, come dire, mettere due figure su una bilancia, intrecciare
In questo aspetto il long rimarrà sempre costante. Richiamo questo fatto perché evidentemente non possiamo leggere per estrapolazioni certi giudizi di Longhi, anche certi giudizi su Tintoretto, un artista che invece aveva amato come tutti i personaggi della sua generazione, anzi a partire da quello che è il critico più grande in assoluto nel momento in cui Longhi compare sulla scena, ossia Soffici. Longhi costruisce il suo discorso su Tintoretto in un rovesciamento di fronte che dobbiamo leggere in un scacchiere molto più vasto. Questo discorso ovviamente è molto abborracciato in questa, ma andava richiamato per non, perché ancora vediamo Longhi sculacciato perché non ha apprezzato a dovere Tintoretto, oppure perché Longhi non ha capito Canova. Evidentemente se capiva Canova non poteva capire tante altre cose, e noi dobbiamo appunto, ripeto, leggere Longhi nella sua complessità strutturale, non per pagine separate. Ma mi sembra che il quadro complessivo che è uscito da queste due giornate sia stato quello di restituire un tutto Longhi e un tutto Longhi con le figure, visto che è stato più volte evocato il Longhi senza figure di Contini. Anch'io confesso di non amare quel libro e di averlo praticato solo durante il servizio militare, quando stava comodamente in una tasca della tuta mimetica. Ma Longhi si deve leggere con le figure e, se possibile, andando a vedere le stesse cose che vedeva Longhi. Si fraintende Longhi e si riduce a un grande letterato, ma un letterato che parla della sua scienza.